Basta salari da fame, scritto insieme al fratello Simone Fana. Allora, che vicenda è questa dell'Ilva dal suo punto di vista? Ma sicuramente è una vicenda di grandissimo fallimento di mercato delle multinazionali. Come a dire, un grande investimento su uno dei poli siderurgici, forse il più grande d'Europa, il cui, diciamo, obiettivo di prospettiva scade e si frantuma in appena un anno. Significa che o non si sanno fare i conti con quello che è il mercato in cui provano a investire da grandissimi investitori internazionali, o forse c'è qualche ricatto rispetto appunto a uno Stato debolissimo, uno Stato che appunto nelle parole dei suoi protagonisti non abbiamo ancora capito qual è la posizione rispetto a una delle più grandi industrie manifatturiere, che è la siderurgia. Cioè, noi dobbiamo decidere se ci interessa come investimento o Certo. meno, e quindi appunto sul tavolo la nazionalizzazione o meno. Però sicuramente, come dire, questa speranza di ritrattare gli accordi, come diceva prima la Furlan, nel servizio, mi sembra quasi fantascienza adesso. Cioè, se vanno a ricontrattare, ricontrattano molto a ribasso, chiedono gli esuberi. Cioè, hanno un piano di investimento che a 12 mesi non riescono ad onorare. Dov'è questa grande capacità imprenditoriale? Forse l'interesse di entrare sull'Ilva era un altro, e non era lo stabilimento Ilva, ma era evitare la concorrenza all'interno di Cioè questo far fuori mercato. un